Bene, prima di tutto vi chiedo, siete stanchi? No. First of all, I want to ask you, are you tired? Io sì. I, yes, surely. Di nuovo sono molto contento e approfitto questa opportunità per offrirvi un semplice pensiero, ma che credo sia importante. I am tired, but I am very happy at the end of this day, and I would like to offer you a very simple thought as a part of our conclusion of the day. Pensando cosa può significare crescere e camminare come famiglia salesiana della regione dell'Asia Sud. Growing and walking together as a Salesian family in South Asia, what it could really mean? Bueno, prima di tutto dico come ho detto ieri, la presenza qui è già un segno molto importante, molto bello, significa tanto. The first thing that I would like to say is the presence of all of us here is itself is very beautiful and it is highly meaningful. Allo stesso tempo cosa possiamo fare? Prima di tutto io credo, carissimi miei, che tutti noi, e comincio per me stesso e cominciando per i salesiani di Don Bosco, tutti noi abbiamo bisogno di crescere in conoscenza degli altri gruppi della nostra famiglia salesiana. First thing is, starting with myself and the Salesian brothers here, the SDBs, that every one of our groups need to know each other, every other group, very well, profoundly and deeply. Penso in tanti posti dove ci siamo 5, 6, 8 gruppi della nostra famiglia salesiana. Sarebbe possibile o può succedere che alcuni non sanno cosa significa gli altri, chi sono, non dico le persone, ma qual è la sua identità, la sua missione? Sarà possibile questo? In any place we may be a few groups, 5 or 6 or 7 groups together, but is it possible for us to know, not necessarily every individual, but about each group, who they are, what their nature is, what the type of religious life or charismatic Salesian life they lead, etc. Allora, un primo compito credo possa essere veramente, così va molto bene la luce, non così forte, va bene. Yeah, as it is, the light is better because meglio. We can see each other. Un primo compito, la conoscenza degli altri. Therefore, the first duty is knowing each other. E allo stesso tempo, una seconda, io credo che una seconda sfida può essere questa. Noi siamo chiamati come famiglia salesiana non soltanto per fermarci ad intra noi stessi. The second challenge is that we as a Salesian family are not called just to stop our collaboration with ad intra, that is among ourselves, within our own ambience. Certo. Siamo famiglia salesiana come chiede il Papa Francesco per tutta la Chiesa, per essere veramente gruppi nella Chiesa che sono vivi, che essere veramente quelli che abbiamo la capacità di avere le porte aperte e di essere di andare all'incontro degli altri. As Bishop Pope Francis says that we are a Salesian family for the church, with the capacity to leave our doors open for the needs of the church and for the people who need us in the church. Quando Papa Francesco parla di Chiesa in uscita, parla precisamente di questo. Non fermarci soltanto pensando in noi, ma invece avere questa capacità di essere aperti agli altri. When the Pope speaks of an outgoing church, he means this, that not to be looking inward into our own little groups or even within our own family, but to be open to everyone else in the church. E in questo senso mi permetto di dirvi questo che
crediamo sia veramente un bellissimo impegno. Carissimi, come famiglia salesiana, io credo che a nome anche di Don Bosco abbiamo il dovere di significarci, perché prendiamo qualche causa comune molto importante. Also in the name of Don Bosco, I say that we as a Salesian family should be capable of taking up some cause of the poor or of the young people for coming together and feeling together, working together on. Secondo me, siamo famiglia salesiana per offrire qualche cosa speciale agli altri che si trovano nelle nostre città. Siamo famiglia per avere qualche singolarità. We are a Salesian family that should be capable of giving something to everybody in the city or in the society in which we are, but with our own specificity or with our own speciality or singularity. Questa singolarità credo che va nella direzione di prendere per esempio la difesa di quelli più poveri. For example, this particular specific project could be to defend the rights of the poor. Dare per esempio la voce a quelle minorili che non hanno i diritti e la voce. To give voice, to be voice of those minorities that do not have a voice. Come famiglia salesiana dobbiamo avere la capacità di dire una parola quando quelli più giovani si trovano a rischio. The Salesian family that can have an authoritative voice in favor of those who are at risk, those who stand to be abused. Dobbiamo avere questa capacità di pensare insieme per dire a volte nelle città, anche nei governi, noi crediamo che con i giovani, con i ragazzi, con le ragazze deve succedere questo e non si può fare questo. With regard to the young people, we should have the authoritative voice to tell the governments and also the society that with the youngsters we can do this, but we cannot do this. A volte abbiamo questa sfida di essere un po' scomodi. Sometimes we have this challenge of being a little provocative, that is putting ourselves into difficulty, trouble. Io credo che nel mondo, ma penso per esempio nell'Asia, la nostra famiglia salesiana dovrebbe essere conosciuta e riconosciuta per quelli che hanno la sua preferenza, per i ragazzi, le ragazze più poveri e per i suoi diritti. We in Asia, all over the world, but also in particularly in South Asia, should be known and should be recognized as people who have a preference of choice for those who are most in need. E questo lo facciamo per la nostra predilezione per Dio e per l'amore a Dio e ai nostri destinatari. In the same way also our predilection for God, for the love of God and for His kingdom. E per ultimo e quarto, come un piccolo pensiero, carissimi, credo che in tutto il mondo, ma anche qui, abbiamo questa sfida. Credo che in tutto il mondo e anche qui abbiamo questa sfida, la sfida di non essere individualisti. Okay, in the whole world we have this challenge of not being individualistic. Ieri ho parlato del grande valore della comunione. Yesterday I spoke to you about the great value of communion. Oggi vi dico, a volte più importante che fare qualche cosa insieme, che sarebbe bello, è avere la capacità veramente di comunione, di pensare insieme, di non essere individualisti ciascuno dei nostri gruppi. More than doing a few things together, the real value of our family is in witnessing to communion, to stand up for unity and for brotherhood. Sono convinto
che la nostra fortezza non è il potere, neanche l'uniformità, perché siamo diversi. La nostra grande fortezza è la comunione e l'unità. Our real strength is not our power or even our uniformity or being as one big force, but in our communion and in our service. Per ultimo, mi sembra per esempio che conoscere a ciascuno dei gruppi e approfondire la conoscenza della nostra carta d'identità come famiglia salesiana ci farà tanto bene nei prossimi anni. Knowing every group, the particular nature of every group, following the Salesian family charter will do immense good to the entire family and to each group. Per ultimo, qualche minuto prima mi hanno chiesto cosa penso della nostra famiglia salesiana. A few minutes ago they have asked me what I think of the Salesian family. Io sono convinto che abbiamo una grande e bella famiglia salesiana e che sono tanti le possibilità di essere significativi di lì dove ci troviamo. We have a great beautiful Salesian family and we have the power and the strength to remain meaningful in many difficult situations in which the poor and the youngsters are. Bene. Soltanto questo come pensiero alla fine della giornata. Domani ci vediamo tutto il tempo, ci troveremo insieme e vi invito a pregare l'Ave Maria e finire con la benedizione per me, va bene? Sì. So this is only a thought for the day. Tomorrow we come ci troviamo senza metterci in piedi così. So you may be seated and Father will give us a blessing. Bene, allora vi invito a pregare per le nostre, per tutta la nostra famiglia. I invite you to pray for the entire family. Per ciascuno dei nostri gruppi. For each one of our groups. E io inizio questa preghiera. Signore Dio buono, noi siamo qui. Traduci. Dear Lord, we are here together. Ci troviamo in questo momento di fraternità e di comunione. We are here in this moment of fraternity and communion. E come famiglia ti chiediamo veramente la tua ispirazione e la tua forza. As a family, we ask for your inspiration and your strength. Per rispondere come tu pensi e aspetti di noi. To respond to what you expect from us. E come la Chiesa e i giovani e i ragazzi hanno bisogno. And as the church, the youngsters and the poor youngsters need. Aiutaci, Signore, specialmente a essere fedeli al Signore Gesù nella nostra vita. Help us, dear Lord, to be faithful to the Lord Jesus in our lives. E con la intercessione della tua madre Maria ti diciamo. And with the intercession, through the intercession of Mary, our mother, we ask you this. Ave Maria. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Santa Maria. Maria, aiuto dei cristiani, prega per noi. E sia la benedizione di Dio, in nome di and the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Grazie.